attraverso dagli animali, ma di violenza, ingiustizia e miseria sulla terra si soffre e piange del passato e del futuro per ogni guerra. Questa 100 anni fa è scoppiata fu, prima e mondiale, e non certo più lieve nel suo male. Il motivo sempre è unicamente solo quello: soldi, ricchezza e perse ogni gioiello. Dove vai, dove corri, non pensare sempre alla pacchia, tanto il monachicchio ti fa affetto sempre con una pernacchia. Compagni morti cancella il profumo di giorni spensierati. Non c'è più la buona cucina delle nostre madri. Tutto puzza di morte e impregna l'anima. Mia amata, qui ricomincia la musica. Proiettili di ogni dimensione arrivano da ogni lato scavando ovunque buche. E maledico sempre questa dannata guerra che spezza tante vite ed arma fratelli contro fratelli per l'interesse di pochi. Ho solo 17 anni. E non sapevo come fosse morire. Spero che presto esca il sole. Buonasera! Buonasera! Siete te, quanta cristiana stasera! Mica l'hai vista! Oh, mamma mia! Ma questo è proprio come alla prima volta, ti ricordi? Poi meno, ma rizzini carne se ci pensi! Beh, e allora lo sapete che vi diciamo? Proprio come alla prima volta, vi diciamo benvenuti a Colobraro! Bravi, grazie! Ehi, ma che fai? Ma dopo 6 anni ancora tu sono di campanello! Che fregogli! Ma forse il signore è la prima volta che viene a Colobraro. Tante volte. E allora sai, non ti suonare troppo forte, se no te li raccoglie a balsino. E tanto che poi non neanche a fare una gatta vista. Sì. Insomma, quest'anno le cose a Colobraro sono un po' cambiate, a dire il vero. Eh sì, perché non c'è più tutta quell'aria allegra che si respirava negli anni passati. Ma purtroppo è una situazione generale. In tutti i paesi dell'Italia nostra viviamo lo stesso trauma. Io sono al massimo te! Ma c'è la ricordo! Con il ciuccio preso me! Chi è ciuccio? Chi è ciuccio? Non posso spiegare! Ma dov'è? Non posso spiegare! Ma che io mi ha chiesto? Devo la doppia lezione da mangiare! Scusate, lui è mio fratello. Avremmo cresciuto un porco, Juan. Ora vanno a mangiare già un tizio, tu sotto a suo corsello. Stai già fai mangiare tu un papparomo, vero? Tu non puoi andare. No, come? Non puoi andare, no. Sì, immagini queste ragazze. Mettiti capo da te. Ma tu, con si immagini queste ragazze. Ma non, ma che hai capito? Mettiti che ti ho puzzito alla lupessa di tua sorella. No, senta, per piacere, Ma vera qua! Camina d'auto, leggi, come te per piacere stasera? Ma tutti i vozzi ma te conosci, no? Per piacere, forza! Insomma, voi siete venuti qui perché siete curiosi di sapere e di conoscere la magia di Colobraro, è vero? Sì. È vero? Sì. E allora
questo proprio coraggio. Queste strade sono piene di storie magiche, storie di affascini, leggende di monachicchi che tra dispetti e apparizioni regalano tesori. Eh sì, avete capito bene, proprio tesori, come a volerci dare la libertà a noi gente semplice. Eh sì, perché al giorno d'oggi c'è tanta gente che si sente padre eterno e non rispetta il senso della vita, perché la vita è sempre solo una questione di senso. Ma che ci penso bene? Tieni brava da Gio! Grazie, Antonio! E che ti credi? Che io sono studiata! Hai ragione! Tu mi fai senso! Del 1914 a Sarajevo, Gavrilo Princip uccide l'erede al trono d'Austria, Francesco Ferdinando, insieme a sua moglie, in un attentato preparato dagli anarchici. Ma che so? Chi ricorda che si mangia il manifesto? Gli anarchici! Ma insomma! Non sono gli anarchici, non uccidono mai niente! Andiamo avanti, leggi, fa piacere, leggi! Dopo l'attentato di Sarajevo! Dichiara guerra alla Serbia, che viene protetta dalla Russia, contro la quale la Germania dichiara guerra, e lo fa anche contro la Francia, e l'Inghilterra fa guerra alla Germania, e l'Italia! Anche poi che la spacciamo sempre che addosso! Che erano inutili strage, ma nulla fermò la follia dei governi. E così adotta il
i primi fondi italiani attraverso il Piave. Quattro per la guerra, circa 6 milioni di soldati. E alla fine l'Italia piange 1.240.000 morti. Noi della Basilicata ne piangiamo 7.479 e contiamo 2.112 tra mutilati e invalidi, pagando un alto tributo alla guerra, perché non abbiamo fabbriche e siamo tutti contadini. Guerra per una patria che a noi del sud, in nome dell'unità, ci aveva massacrati come briganti. Guerra per conquistare una terra a noi sconosciuta. Guerra contro altri giovani, nemici solo per aver la divisa di un altro colore. Guerra gridando Savoia, come bestie al macello, comandati da ufficiali pazzi esaltati che sparano sul posto a chi si rifiuta di andare all'assalto. Bisogna scegliere, ai colpi della mitraglia nemica o quel da protetti di esecuzione. Che bella lotteria! L'ufficialite è il vero cancro dell'esercito. Cadorna, Diaz, Capello. Il generale Ettore Vabrecht! Fermo! Cosa hai detto? Oh, mamma mia, ma io sapì che dovevo andare a finire male una di queste sere. Alto là! Chi va là? Fermo là! Scappa da cacà! Ma tu lo sai che cosa hai combinato? No! Tu sappia tu combinato! Questo generale è un vero e proprio menagramo! Come menagramo? Che calamie! Meno tu, grande la scultura! No! Menagramo è uno che porta sfortuna! Almeno con un breve! Beh, oddio, io non riderei più di tanto però, Sentite, ma che potevamo fare per risolvere sto problema? Noi al fronte ogni volta che lo nominavamo ci suonavamo i campanelli e cantavamo tutti insieme, non passa lo straniero. Sentite un po', ma se ci aiutano tutti questi ben bimbi, riusciamo a risolvere qualcosa? Certo che riusciamo a risolvere il problema, i bambini sono un portafortuna per noi. Beh, e allora, forza, No, 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 no.
conquistare il mondo di Tigara. Ma poi ci fu il diluvio universale, non appena l'ordine di attaccare fu dato dal generale Manfredo. Disgraziati. Ma voi, giovanotto, chi siete? Io sono un militare. Santa Lucia, me non me ne vi accorgo. A Cappartanza. Ah, giusto. Allora, voi potete aiutarmi. Allora, io non sono di Colobraro. Cioè, sono di Colobraro, ma sono cresciuto nelle Marche in un collegio. E adesso mio zio, Vincenzo De Cima, lo conoscete? No, Don Vincenzo! Mi ha mandato a chiamare per risolvere alcune faccende e ieri nelle campagne di Colobraro mi sono anche perso e lungo la strada ho incontrato una masseria e poi stavo lì, insomma, è successo un fatto che... Che cosa? Vabbè, poi ve lo spiego. E insomma, adesso devo fare pure tutto di fretta e... Però io volevo farvi una domanda, ma che cos'è tutta questa storia della iella, dell'affascino, della fattura? Ma adesso mi metto basta! Non mi metto, me ne rompa la pece, tu fai tre! Porca mostro, veramente come mi metti da fare, con gli avvoti e se me ne sa qualche ridente come li cavalla! Ma che problema avete? Tu fai se non si porta sfortuna da quando non me ne manca! Non sono così campanella! Che facevi magia? Sono fatti di nostri! A voi non mi dà se! Voi, state malamente! E parlando mia! E fate buona figlia mia! Fanno trovare un buon marito! E poi poppi di fermo! Un fuoco di Sant'Antonio! Poppi fattura! Cara nonna, poche righe per dirti che nelle primissime ore del mattino il nemico attaccherà. Alle ore 3 del mattino comincia un grande bombardamento di granate a gas asfissianti. Sono vivo per miracolo. Ripieghiamo sotto un fuoco infernale. Adesso quando non sa culubrare su una si campanella. E allora va a guardare che la va a fare. Proprio scioppetti. Kill no. Kill non so maledizione. E tu? Tu. Ma chi è che mi ha guacchita così? Ma stai pagliando in giro? Muovino con me, ma vasto uno sguardo e tua pazza fulmine! Tanto che mi fa? Una vita di morfata. Vuoi che tu c'è grande capelli? Tanto, figli che morfa la via. Sì, ma non puoi, non puoi per la vostra se ne andava a fare il spric. Facci, ti sappiamo sotto i peli, ho capito? Sempre tu mi fa succedere. Ma che è successo? Che è successo? Chi si mi state arrangiando un coro, mi state arrangiando. Non ho fatto niente. Ne fa fatto ma solo con malena d'auto ci può provare. Buonasera, cammina anche se ne dà disgrazia. Cazzo mia, non fai pure io, non fai più. Vieni! Giovanotto! Ma perché il tuo motore si è andurito? Ma va buono, adesso sia fortunato. Ma se non fai pure lui, poi! Andate a braccetto, signore che è stato affascinato! E vediamo di darci una mossa prima che ci muore per la strada, forza!